Bentornati, proviamo a vedere adesso l'esercizio 007 che trovate come al solito sul sito. Ho raccolto il testo dell'esercizio e ho riportato anche le immagini in modo da discutere chiaramente dell'obiettivo del nostro lavoro. Abbiamo un banco di prova, che è quello che vedete raffigurato nell'immagine, e in questo banco di prova abbiamo due assi di lavoro. Chiameremo un asse A e l'altro asse B. Abbiamo due celle di carico per ciascun asse, due sistemi di movimentazione controllati da motori a corrente di continua con degli encoder ad effetto Hall. Di nuovo 2 per quindi ciascun asse. Il tutto è controllato da attualmente un sistema Creo, ma questo non è un problema in questo momento. E l'obiettivo di questo banco è andare a misurare di entrambi gli assi la deformazione e lo sforzo di un provino soggetto a test. Il provino soggetto a test è un elemento che viene posto su questa superficie e trazionato. Di fatto, quello che noi vogliamo andare a vedere è come si comporta questo elemento elastico, e di questo elemento elastico vorremmo vedere ragionevolmente la solita curva sforzo-deformazione, solo che stavolta la vedremo come spostamento delta x su forza applicata. E ci aspettiamo il solito diagramma, che ovviamente dipende dal materiale. Proviamo a leggere il testo dell'esercizio. Un banco prova per la caratterizzazione di materiali soft è costituito da 4 azionamenti lineari e 4 celle di carico. Gli azionamenti sono disposti a coppie lungo due assi tra loro ortogonali, ed una cella di carico è presente per ogni azionamento. Due immagini esplicative sono riportate. Eccoli qua. Ci chiede di trascurare la presenza della webcam. Importante però segnalarci in questo caso che abbiamo due assi. Le celle di carico sono estensimetriche e collegate a punto intero. Già questo in teoria dovrebbe essere annotato perché effettivamente vi dice: guardate che quelle sono estensimetriche, che significa che avrò bisogno di schede acquisizione per estensimetri o per sensori comunque a ponte. Il carico nominale è di 200 N. Io sto evidenziando ogni possibile fonte di informazione che poi debba riconvertire. Il carico nominale è 200 N, la sensibilità nominale è 2,2 millivolt su volt. Pessima questa cosa, non fatela mai voi di andare a capo con l'unità di misura. Purtroppo questo software mi ha spezzato l'unità di misura in due. La frequenza di acquisizione è 25 kHz, quindi fortunatamente per noi è già stata scelta. La tensione di alimentazione è compresa tra 1 e 12 volt, solitamente 10. Attenzione, questo ci interessa, boh, fino a un certo punto. In realtà non credo, però segniamolo. Non credo perché? Perché in realtà se noi scegliamo un sistema di acquisizione a ponte intero, ha già automaticamente all'interno la compensazione della tensione, quindi non è particolarmente problematica questa informazione. Ci servirà magari per la configurazione del sistema di acquisizione. Le resistenze in ingresso e in uscita sono 500 ohm. La banda passante delle celle di carico è di 1 kHz. Allora, questa è un'informazione importante perché mi dice due cose diverse. Da questa informazione di 1 kHz io tiro fuori in realtà due elementi. Il primo, che la frequenza di campionamento deve essere maggiore di 2 kHz. Se voglio effettivamente acquisire correttamente tutto il segnale utile che arriva dalle celle di carico.
Dall'altro mi dice qual è la massima dinamica del mio sistema. E quindi effettivamente mi dice che l'interesse, la banda di interesse, è limitata a 1 kHz. Visto che stiamo rileggendo questo paragrafo, ne approfittiamo anche per valutare un attimo qual è effettivamente la sensibilità delle celle di carico e potremmo effettivamente calcolarci. Ricordatevi sempre che la sensibilità è il valore dell'uscita fratto il valore dell'ingresso, quindi in questo caso il valore della lettura, ovvero 2,2 millivolt su volt, fratto il valore dell'ingresso, che quindi è la nostra misura, fratto 200 newton, quindi la sensibilità della mia cella di carico a quanto equivale a 11 millivolt su volt su kilonewton. Questa definizione di sensibilità nominale 2,2 millivolt su volt dopo aver dato il carico nominale non è propriamente corretta perché la sensibilità appunto è una derivata dell'uscita sull'ingresso. Però per le celle di carico è un approccio abbastanza tipico impostare un carico nominale e impostare poi la lettura a fondo scala o la lettura nominale come sensibilità, perché di fatto in questo caso si sta parlando di sensibilità del ponte, non tanto di sensibilità del trasduttore. Quindi per motivi anche storici, pensando alla sensibilità del ponte, è rimasta questa cosa. L'importante è capire che ho queste due informazioni, le devo combinare tra di loro e o mi memorizzo questa sensibilità di, se ho fatto i conti giusti, 11 millivolt su volt per kilonewton, o altrimenti memorizzare individualmente i due parametri. Passiamo agli affioramenti lineari, che sono composti da un motore elettrico, un riduttore, un encoder a effetto Hall calettato sull'albero motore e una vita di circolo di sfero per trasformare il moto in lineare. Attenzione che qui abbiamo elencato un sacco di cose. Quindi abbiamo il nostro motore che non ci compete in questo momento, però ha un riduttore. Ha un encoder a effetto Hall sull'albero motore, attenzione sull'albero motore, non sul riduttore, e una vita di circolo di sfere per trasformare il moto in lineare. Quindi avremo ben tre elementi in successione. Il riduttore legge 16 impulsi per giro motore. Il rapporto, il riduttore, scusate qui, ragionevolmente, qui si sta parlando di encoder. Il riduttore legge 16 impulsi per giro motore, il rapporto di induzione è 1,70, la vita di circolo di sfera è un passo di 1 mm a giro. Quindi questo riduttore qui, correggiamolo subito con il termine più proprio, che è l'encoder. Perché effettivamente ci sta dicendo, guarda che l'ho montato prima del riduttore. Ho 16 impulsi per giro. Il rapporto di riduzione 1 a 70 e la vita di circolo di sfere a 1 mm per giro. Quindi il numero di impulsi dell'encoder per millimetro di moto lineare è da calcolare. E qui lo calcoliamo al volo. La frequenza di acquisizione dell'encoder è sempre di 25 kHz. Ed ecco, sono andato ad aprire la calcolatrice per far prima, per essere sicuro dei risultati. Abbiamo detto che abbiamo un rapporto di riduzione 1,70 e 16 impulsi per giro, il che significa che abbiamo ogni giro 16 impulsi e ogni giro diventano 70 giri dell'albero. Quindi in realtà abbiamo 1120 impulsi a giro. 1120 impulsi a giro o fratto giro per essere più chiari.
Sappiamo anche che ogni giro è un millimetro. Quindi in realtà abbiamo 1120 impulsi per millimetro. Di nuovo vado a prendere la calcolatrice. Faccio 1 diviso 1120 e ottengo 8,93. Per 10 alla meno 4 millimetri a impulso. Meglio memorizzarsi questa informazione. Quindi abbiamo visto anche qui qual è di fatto la sensibilità del nostro encoder, visto che un encoder riesce in impulsi. Avrà una sensibilità quantizzata, ma qui ce l'abbiamo perché abbiamo l'uscita fratto l'ingresso e quindi 1100 impulsi per ogni millimetro. Andiamo avanti con l'analisi del testo. La prova è una dinamica molto bassa, si parla di prove quasi statiche. Questo è importantissimo perché ci dice: attenzione che quello che vi ho detto prima sul kilohertz potrebbe non essere rilevante. La durata tipica varia da 30 secondi a 60 minuti. Questo fa subito partire il campanello dell'allarme, perché 60 minuti è un tempo biblico per un sistema di acquisizione. Quindi vuol dire, attenzione, già devo iniziare a pensare a misure di lunga durata. Questo deve essere fatto ad una frequenza di 10 Hz. Attenzione, che qua mi dice già sottocampionando i segnali tramite una media. Questo lo vedremo dopo, ma è piuttosto importante. Mi dice già che è consapevole del fatto che sta utilizzando un sistema con una dinamica molto molto alta, perché la banda passante delle cellule di carico è fino a 1 kHz. E è consapevole di stare usando un sistema del genere per fare misure molto molto lente. Mi chiede addirittura di vederla a 10 Hz. E mi dà anche un indizio, guarda che sono disposto a sacrificare parte della mia densità nel tempo per accuratezza in ampiezza. Praticamente mi dice: ogni 0,1 secondi voglio che tu faccia la media di tutto quello che hai acquisito e che mi faccia vedere solo la media, per ridurre la quantità di dati, ma anche per migliorarne l'accuratezza. Proviamo a continuare nella nostra analisi, poi dovremo ovviamente mettere assieme tutte queste informazioni. È richiesto il salvataggio di, e questo me lo segno perché è bello importante, tempo, quindi mi sta dicendo non dimenticatevi le informazioni temporali, forze, spostamenti, tra l'altro qui chi vi ha sottolineato è stato abbastanza generoso, vi ha fatto notare, attenzione, io voglio spostamenti e non posizioni. Spostamenti e non posizioni, quindi vuol dire che non gli interessa una posizione assoluta, ma relativa. Relativa a cosa? Un'ipotesi potrebbe essere ragionevole. Spostamento da quando? Da inizio prova. Quindi è relativo a inizio prova. Gli spostamenti totali degli assi, per ogni asse sarà data la somma degli spostamenti due direzionamenti che si guardano, ovvero posizionati a 180 gradi. Questo è molto più facile da capire andando a vedere questo schema. Gli azionamenti e le forze sono accoppiate a 2 a 2. Quindi la prima è accoppiata con la terza, la seconda è accoppiata con la quarta. E per ogni coppia io ho il mio provino, che è questo, che si allungherà da un lato della quota dello spostamento x1 di un attuatore.
dall'altra parte della quota dello spostamento x3 dell'altro attuatore. Quindi il totale dell'allungamento del mio provino sarà dato da delta x1 più delta x3 per l'asse A, e delta LB sarà dato da delta x2 più delta x4. Questo è abbastanza facile. Una delle parti importanti, una delle grandezze che mi viene richieste è spostamenti. Carichi agenti. Carichi agenti per ogni asse sarà dato dalla media dei carichi di due azionamenti che si guardano. Stesso discorso di prima. Stesso discorso di prima, con una grossa differenza però. La forza che io leggo applicata qui, F1, e applicata qui, F3, non la devo sommare perché in realtà è la stessa forza. Di mezzo c'è lo stesso oggetto. Quindi in realtà la forza A sarà la media tra F1 e F3. Media tra F1 e F3, attenzione, non vuol dire media nel tempo, ma vuol dire media tra i due valori, quindi vuol dire F1 più F3 fratto 2. Così come la forza sull'asse B sarà F2 più F4 fratto 2. Perché faccio la media? Perché in teoria dovrei leggere lo stesso valore da entrambe le parti, in realtà ho due trasduttori diversi con tutto il discorso dell'incertezza, eventuali problemi di disallineamento, quindi facendo la media io miglioro di molto l'affidabilità del sistema che ho trovato. Ai fini diagnostici è richiesto di visualizzare tutte le grandezze previste per il salvataggio in tre diversi grafici. Quindi attenzione, tutte le grandezze sono da visualizzare. Servono tre diversi grafici, spostamenti di tutti e quattro gli azionamenti, carichi delle quattro celle di carico e un grafico solo che riporta due curve XY, una per asse, in cui le X corrispondono agli spostamenti e le Y incarichi. Di fatto che cosa vuol dire? Vuol dire che vorrà vedere da una parte gli spostamenti, dall'altra i carichi, e vorrà vedere A e B. Si chiede di progettare e sviluppare un sistema di acquisizione adatto, utilizzare le schede di acquisizione simulate adatte tramite MAX. Allora, qua abbiamo recuperato un po' di informazioni, le più importanti sono quindi tutte evidenziate, dovremo trasferirle in una serie di istruzioni nello sviluppo del nostro sistema. Proviamo a fare un'analisi piuttosto rapida di tutti i requisiti che abbiamo scelto. Ok. Per ora concentriamoci non sulla visualizzazione, ma sulla prima parte. E iniziamo a pensare a come effettuare il campionamento. Devo pensare alla frequenza di acquisizione come prima cosa, e qua ho un grosso vantaggio. Mi viene detto che cosa? Mi viene detto che FS deve essere superiore ai 2 kHz. Però mi viene anche detto che la frequenza di acquisizione per le celle di carico è di 25 kHz e per il motore è di 25 kHz.
Quindi la frequenza di campionamento in realtà è fissa, perché me l'ha data già chi ha scritto l'esercizio. Sono 25 kHz. La durata della prova. Qui entriamo un minimo nel dettaglio. La durata della prova massima sono 60 minuti. Giusto per essere pedanti, 3600 secondi. Però mi viene anche detto che deve essere sottocampionato a 10 Hz. Sottocampionato a 10 Hz vuol dire che la scheda lavorerà a 25 kHz e io ogni 0,1 secondi farò la mia analisi per produrre un dato. Proviamo ad andare avanti e pensare invece adesso alla scheda da usare. Allora, la scheda da usare, in realtà sarà più di una, mi servirà una per ponti stensimetrici. Quanti canali mi servono? 4 canali. Tensione d'alimentazione 10 volt. Resistenza del ponte. 500 ohm, e poi abbiamo la sensibilità nominale che è 2,2 millivolt su volt a 200 newton. Quattro canali. Ok, la prima scheda è fatta. La seconda è una scheda per encoder. Attenzione, quindi mi serviranno o digital input o analog input in tensione, a seconda di come ipotizzo di dover lavorare.